La Borsa Internazionale del Turismo qui a Milano è un'occasione importante perché ci sono 500 buyer provenienti da 54 paesi del mondo. Noi abbiamo la necessità di investire a sostegno degli imprenditori turistici che già in Calabria operano per renderli ancora più forti, più capaci di intercettare offerta, ma abbiamo la necessità anche di attrarre altri investitori. Perché è un peccato che una regione con 800 km di costa, con borghi straordinari, con i bronzi di Riace, con i presidi della Magna Grecia, con tanta cultura, tanto mare straordinario, piste di sci, venga percepita come una meta turistica di serie B. La Calabria non lo merita e allora dobbiamo lavorare per farla diventare quello che può essere, una meta turistica di serie A, rafforzando l'offerta turistica in regione, rafforzando anche il sistema dei collegamenti, perché oggi chi viene in Calabria vuole spostarsi da Scalea a Tropea o da Tropea a Reggio per vedere i bronzi non sa come farlo. Quindi questi sono gli obiettivi di governo, quindi promozione sì, perché è importante far conoscere le straordinarie ricchezze della Calabria, ma soprattutto investimenti in Calabria per fare in modo che i turisti che vengono in Calabria ritornino potendo dire di aver fatto un'esperienza straordinaria.